autunno. Riprendiamo gli stivali. Ehi, non buttare la scatola però, mi serve. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, tempo di stivali, tirateli fuori dalla scatola, ma non buttate via la scatola, perché ci serve per il progetto di oggi. Oggi faremo insieme una sorta di paretina attrezzata, porta posta, porta bollette e lavagna memo, tutto riciclando un tappo di una scatola di stivali e due confezioni di cartone che possono essere di pasta o di chipster o di Ritz, di quello che vi pare. Vi ho incuriositi? Allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci pronti per trasformare un fondo di scatola. Questa, vedete, è una scatola larga 80 cm, lunga 80 cm e larga 30. Non sapendo cosa farci con questo coso, ho deciso di creare una sorta di parete lavagna per la mia cucina, e ho deciso di farlo in uno stile pseudo shabby chic e crearmi quindi una parete che contenga le bollette, la posta e poi una lavagna su cui scrivere. Siccome devo usare tanti materiali diversi, volevo farveli vedere in azione. Sono tutti materiali Ferrario, perché questo è un progetto che sto preparando per un workshop per loro, e allora userò, e naturalmente questi non li ho pagati, mi sono stati inviati dall'azienda per il workshop. Allora userò la malta lavagna Ferrario, che è una malta appunto effetto lavagna che ci consente di scrivere poi con i gessetti. Un colore acrilico Master Ferrario, ma voi usate il colore acrilico che volete. Poi un colore acrilico bianco. Poi, molto interessante, questo, il fondo screpolante all'acqua per decoupage, che è un fondo che consente, una volta steso, che il colore che venga posto sopra crei quelle squamette tipo anticate di separazione delle zolle di colore. Poi mi serviranno dei pennelli, ovviamente. Ho qui anche una vernice opaca effetto cera da per decoupage, e questa servirà a dare un effetto un pochettino anticato a fine lavoro. Della corda per appendere la mia lavagna barra porta bollette, e uno stencil con cui decorerò il tutto. Poi mi occorrerà anche dello scotch carta. Ci servirà anche un cutter, matite e righelli vari, che semplifico con questo piccolino perché entra nell'inquadratura. Allora, cominciamo subito. Come prima cosa voglio creare due aperture all'interno delle quali mettere la mia posta o le mie bollette. Le aperture le creerò utilizzando dietro delle scatole di cartone. Io userò quelle dei chipster, ma potrete usare anche quelle della pasta, insomma qualunque tipo di fondo di scatole abbiate, che comunque siano inferiori di altezza rispetto alla profondità della vostra scatola contenitiva. Adesso quindi prendo le misure e decidiamo a che distanza far cominciare la nostra apertura. Con un tagliabalza ben affilato rimuovo le finestrelle, facendo attenzione a praticare un taglio pulito. Creiamo la stessa scassaturina anche dall'altra parte. Praticati questi fori, calcoliamo 3,5 cm dal foro e prendiamo il punto sia in alto che in basso. Questa dovrà essere la distanza dalla sezione che invece dedicherò alla lavagnetta. A questo punto io so che questa zona centrale andrà in lavagna. Queste due saranno le cassettine contenitive per la posta e le bollette. Possiamo cominciare a dipingere. Adesso dipingeremo tutto il nostro supporto con l'acrilico nero, facendo attenzione a distinguere due fasi. Prima dipingiamo il centro, quello dove andrà la lavagnetta, e poi dipingeremo l'esterno. Una volta finito il centro, dobbiamo riprenderci con la matita un attimino le misure, risegnarle sull'acrilico, in modo che quando immetteremo anche l'altra parte di nero non andremo a perderle del tutto, oppure le prendiamo successivamente direttamente. Una volta dipinto tutto il supporto, rinfranchiamo quelli che sono gli spazi che invece vogliamo destinare alla pittura lavagna. Quindi con la matita ripassiamo e loro verranno fuori belli in evidenza. Prima
prima di continuare voglio prendere altre due misure proprio sotto gli alloggi, e qui voglio fare due medaglioni entro cui scrivere quello che accoglieranno le scatole all'interno. Quindi prendo una forma ovale o sempre rettangolare, come più ci piace. Ora quello che voglio fare è passare la pittura lavagna in questo punto, in queste due finestrelle e in tutta la sezione centrale. Quindi prendo la malta lavagna e la passo su tutto il mio supporto. Ne devo passare almeno 3 mani. Date 3 mani di pittura lavagna, adesso andiamo a passare il fondo screpolante. Il fondo screpolante si mette alla base del colore che vogliamo far screpolare. Io voglio fare screpolare tutto questo colore. Andiamo su tutto e ovviamente anche sui margini laterali. Adesso prendo le mie scatole di Chipster e pratico un bel foro largo su tutta la confezione, così. Ok, quindi dovremmo, se vogliamo una cosa fatta bene e ben pulita, questi vanno alloggiati dietro, li pitturiamo tutti con un bel nero acrilico in maniera tale da avere un lavoro ben pulito. Benissimo, a questo punto con la nostra pistola a caldo attacchiamo le scatoline senza prestare, appunto, come vi dicevo, molta cura al come, dove, quando e perché. E voilà, e lasciamole asciugare così dall'interno. Poi io qui farò tutto nero, quindi ci ripasserò in un secondo momento, ma intanto già posso girare. A questo punto, con un po' di scotch carta che indebolirò dal punto di vista potere adesivo facendomelo attaccare un paio di volte sulle mani, andrò a coprire le parti di pittura lavagna che non vorrò sporcare. Quindi adesso andiamo a passare il colore sulla parte su cui avevamo steso il crettante, che ormai si è completamente asciugata. Ci servirà dell'acqua, il colore che vogliamo, nel mio caso il bianco. Più denso è il colore, meno cretterà. Meno denso è, più cretterà, quindi più si spaccherà. L'effetto non sarà subito evidente, diciamo che si spaccherà il colore dopo un pochino. Posiziono il mio stencil. Come tampone userò una spugnettina di quelle per i piatti, perché non ho un tampone qui con me, ma va benissimo. Quindi, tenendo lo stencil, passerò su tutto. Come vedete, io l'ho fatto da ambo le parti e poi comunque con un pennellino sottile riprenderò il tutto. Come vedete qui, che ho passato prima, dove sono andata prima, si stanno già formando le crepette. Quindi vado veloce e tampono tutta la superficie. Ora, qui al centro, scriverò la parolina MEMO, solo qui. Per fare un buon lavoro, ovviamente, prendo le misure. E ora che l'ho accennato, lo ripasso ben bene e stabilisco meglio i margini. Quindi, con un acrilico di precisione, in tanti anni di carriera non ho trovato acrilico di precisione migliore di questo, comincio a bordare il contorno della mia lavagnetta. E adesso, per attutire, adesso che è tutto asciutto, per attutire questo color bianco mozzarella, che in questa lavagnetta non mi piace, anche perché andrà in cucina, quindi con i vapori tenderà ad ingiallirsi, noi mettiamo una vernice opaca effetto cera per decoupage, una sorta di flatting in gel che darà appunto questo colore ambrato, vedete, a tutto il lavoro. Data anche una seconda passata di vernice, attendiamo che si asciughi il tutto e finalmente posso farvi vedere il lavoro finito. Però dovete avere ancora un attimo di pazienza. Ok, così puoi vedere bene l'effetto crettato. Sottile, perché ho usato il cartoncino come base, quindi è molto assorbente, e questo è l'effetto crettato che dà. È passata una mano più copiosa di
vernice crettante, queste zolle verranno molto molto più ampie, ma io le preferisco così, appena accennate. Vi lascio alle foto quindi e noi ci vediamo dopo, che ho ancora qualcosina da dirvi. Ciao! Paretina attrezzata, possiamo mettere le bollette, possiamo mettere le ricette, possiamo mettere la spesa che manca, possiamo mettere quello che vogliamo, possiamo decorarla come vogliamo. La pittura lavagna qui trovate come farla, potete farla semplice o magnetica, che trovate qui le ricette. Insomma, non ci vuole niente, ci vuole soltanto un po' di tempo e un po' di buona volontà. Gli stencil potete crearveli voi su misura, come vi piace farvi, vi ho insegnato in questo video come si fanno gli stencil e voi potete creare scaricandovi qualunque immagine da internet. Quindi sbizzarrite la creatività, io vi ho dato solo un'idea, ma se questa idea vi è piaciuta, per favore regalatemi un pollice in su e scrivetelo su una bella lavagnetta, dopo lavagnetta come Simona Ventura. Dopodiché condividete questo video sulle vostre pagine Facebook e questo aiuterà Arte per Te a rimanere alta nelle visualizzazioni e io di questo vi sarò grata per sempre, perché mi state veramente aiutando tantissimo a tenere bello alto il canale nelle visualizzazioni di YouTube, ed è una cosa difficilissima che solo voi potete fare con il vostro gradimento e il vostro apprezzamento. Ma mi raccomando, fatelo soltanto se pensate che Arte per Te valga la pena di essere tenuto in alto. Grazie se è così, soprattutto se pensate, grazie, che i miei contenuti valgano qualcosa. Quindi grazie, 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 non finirò mai di ringraziarvi. Io vi aspetto sempre anche su Facebook, su Instagram, su tutti i social, i link li trovate qua sotto, e vi aspetto sempre anche sui miei altri canali, Due Cuori Una Cappa e Ombretta, dove si parla del più e del meno. E noi invece ci ritroviamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima, ciao ragazzi, vi voglio bene!